Ciao dolcette, benvenute in questo nuovo episodio di Dolce Flirt, un'altra vita a Lisandro. Siamo sul quarto ed ultimo capitolo. Questo sarà il secondo episodio e la dolcetta momentaneamente sta impazzendo perché fa avanti e indietro università campagna, quindi deve farsi 8 ore di strada al giorno. Io non riuscirei mai e poi mai a mantenere questo ritmo. Anzi, per me è durata fin troppo. Vediamo un po' quello che accadrà in questo nuovo episodio. Vuoi finire di vedere il film di ieri? No, non lo guarderai mica 2 sere di fila. L'ho interrotto quando ti sei addormentata per finire di vederlo con te. Ah, sei davvero un amore. Grazie. Allora sì, volentieri. Spero che stavolta arriverò fino alla fine. Ma no, mi sono addormentata verso la metà del film, con la testa appoggiata sulla spalla di Lisandro. Il giorno successivo è stato identico ai precedenti. Quando sono tornata a casa ero esausta. A tavola sono riuscita a malapena a scambiare 2 parole con Lisandro. Sono crollata sul letto, non mi sono neanche resa conto di esserne addormentata. Ho avuto una notte agitata, piena di incubi. Scoprivo che la settimana universitaria durava 10 giorni. Dovevo ancora resistere 3 giorni prima di potermi riposare. E passati 3 giorni ci dicevano che il weekend era stato rimandato. Allora ho avuto un attacco di panico, mi si offuscava la vista e ho collassato. Mi sono svegliata di soprassalto. Niente paura, va tutto bene. Era solo un brutto sogno. È il weekend. Lisandro non è a letto, deve essere già in piedi. Ho riappoggiato la testa sul cuscino, cercando di ritrovare un battito normale. Guardo l'ora, sono quasi le 13. Ho ben approfittato del mio primo giorno di riposo. È meglio che mi alzi però, altrimenti passo tutta la giornata a letto. Quindi andiamo giù in cucina. Lisandro è seduto in cucina, sta bevendo il caffè. Qualcosa cuoce sul fornello. Salve, dormito bene? Che odorino delizioso! Ci vorrà un po' prima che sia pronto, ma credo che ci leccheremo i baffi. Gli ho messo le braccia attorno alle spalle per baciarlo. E tu? Hai dormito bene? Se non altro, hai dormito a lungo. No, ho dormito male, ho fatto brutti sogni. Ho sognato che il weekend non arrivava mai, che le lezioni all'università non finivano mai. Credo che la settimana sia stata più pesante di quanto mi aspettassi. Lisandro mi ha rivolto un sorriso un po' forzato, distogliendo lo sguardo. Cosa c'è? C'è qualcosa che non va? Beh, ecco. Il fatto è che tecnicamente la settimana non è ancora finita. Mi è venuto un colpo, ho appoggiato la mano sul tavolo. Oggi è venerdì, il weekend comincia domani. No, non ci sto credendo. Forse è un altro incubo. Non mi sono ancora svegliata, cribbio. Ma sono in ritardo, voglio dire, devo sbrigarmi. Lisandro mi ha posato la mano sull'avambraccio, facendomi segno di sedermi. No, anche se partissi adesso, arriveresti lì dopo la fine delle lezioni. Mi sono seduta prendendomi la testa tra le mani. Ma perché mi hai lasciata dormire? Avresti dovuto svegliarmi! Se ti avessi svegliata quando mi sono alzato, avresti comunque mancato almeno tutte le lezioni del mattino. Ma non è possibile! Come ho fatto a dimenticare una giornata intera? Senza parlare della valigia, del messaggio a Rosa, degli appunti. Mi viene da piangere. Lisandro mi ha stretta forte. È più che normale, Kira-chan. Sei stremata. Anche senza le lezioni, passare 8 ore al giorno al volante tutti i giorni è pazzesco. Sarò sincero, sono davvero sorpreso che tu non sia crollata prima. Ho alzato lo sguardo verso di lui, con gli occhi pieni di lacrime. Pure io sono sorpresa. Lisandro mi ha rivolto uno sguardo di comprensione, baciandomi sulla fronte. Non devi sentirti in colpa, Kira-chan, sul serio. Ho scosso la testa, so che ha ragione. Ma mi sento lo stesso in colpa, non ho resistito neanche una settimana. E il semestre universitario l'ho davvero iniziato male. Calmati, in ogni caso per oggi è troppo tardi. Ma non è niente di grave, è solo una giornata di lezioni. Chiederai in prestito gli appunti a qualcuno. Io, già, ad ogni modo ho bisogno degli appunti di tutta la settimana. Non sono stata molto metodica nel prendere appunti, ma non so a chi chiederli.
Non ho avuto il tempo di conoscere nessuno. Ero un po' in un perenne stato di emergenza. Mi ha baciato dolcemente il dorso della mano. Ascolta, dobbiamo organizzarci diversamente. Questo ritmo è impossibile. E non ti godi niente, né i momenti che passi qui, né la vita universitaria. Ha ragione. Qui gli animali non li ho visti e i miei amici in città neanche. Se continui a voler fare tutto insieme, non riuscirai né a continuare l'università né a goderti la vita qui. Io, forse hai ragione. Sì, hai ragione. Non so cosa mi aspettassi. Credevo che ce l'avrei fatta. E poi non volevo essere di nuovo lontana da te. Neanch'io ho voglia di stare lontano da te. Ma pensaci, prima di tutto non ci siamo praticamente visti tutta la settimana. È come se non vivessimo insieme, in ogni caso. Se tu restassi all'università durante la settimana e tornassi qui il weekend, ci vedremmo di più. E potresti ripartire lunedì mattina. Così passiamo solo 4 notti separati e 3 insieme. Siamo stati lontani per tanti anni, penso che potremmo resistere 4 notti. E potremmo parlarci al telefono la sera. Cosa che finora non abbiamo potuto fare perché eri sempre al volante. Non ho detto niente, non credo che ci chiameremmo spesso. Negli ultimi 2 anni non ci siamo chiamati tutte le sere, anzi. Sì, ad ogni modo non credo che abbiamo altra scelta. Se continuo così sarà un disastro sia per noi due che per gli studi. Allora, il weekend lo passerò qui con te e con gli animali. E riparterò il lunedì mattina per passare il resto della settimana all'università. Dipenderà da come ti senti. Magari sarebbe meglio viaggiare la domenica sera, almeno questa volta. Non credo che iniziare la settimana alzandoti alle 4 del mattino sia un'ottima idea. Mi sono lasciata sfuggire un sospiro di frustrazione. So che ha ragione. E non posso prendermela con lui. Cerca davvero di aiutarmi. Senti, vedremo domenica. Per il momento, goditi il weekend e riposati. Ad ogni modo, non c'è nient'altro da fare. Quindi basta quei sensi di colpa. Ho nascosto il viso sul suo collo, mi sento un po' meglio. Sono felice di stare con lui, mi aiuta a liberarmi dallo stress. Sto preparando il pranzo, vedrai, ti risolleverà. Io, sinceramente, non sono sicura, ti confesso che non ho molta fame. Un sorriso malizioso ha illuminato il viso di Lisandro quando si è alzato. Aspetta di assaggiare la mia famosa insalata di lenticchie. La tua famosa insalata? Non credo di averne sentito parlare. Me ne servo solo per le situazioni di emergenza. Ti assicuro che tutte le persone a cui l'ho servita hanno ritrovato il sorriso dopo averla mangiata. È una ricetta di mia madre ed è infallibile. L'ho solo modificata un po' perché lei aggiungeva le salsicce e il lardo. Ammetto che la cosa comincia ad incuriosirmi. E che cosa hai messo al posto loro? È una sorpresa, ma ti assicuro che non sarai delusa. E aveva ragione. Ho dovuto un po' forzarmi all'inizio, ma ho presto ritrovato l'appetito. La sua insalata era davvero buona e non so perché, ma aveva qualcosa di confortante. Quando ho posato la forchetta, mi sono resa conto che è vero, sorridevo. Funziona sempre, va meglio, vero? Sì, mi sento molto meglio. Puoi spiegarmene la ragione? C'è un ingrediente segreto? Sì, ma come dice il nome, è segreto, non posso dirtelo. Ma io ero curiosa di saperlo, almeno me la facevo pure io sta insalata di lenticchie a casa. Va bene, non insisto, ma spero che tu l'abbia scritto da qualche parte. Se te ne dimentichi, sarà una perdita irrimediabile per l'umanità, sarebbe terribile. Non ti preoccupare, l'ho scritta, ma non posso dirti dove. Spero però che tu non abbia dimenticato dove. Sei ostinata. Ma tranquilla, la ricetta non sarà perduta, anche lei te la conosce. Comunque sono felice che ti sia piaciuta. Allora, cosa hai voglia di fare questo pomeriggio? Pensavo di andare a fare visita agli animali. Prima di tutto per scusarmi di non esserci andata nei giorni scorsi e magari per dare un pezzetto di cavolfiore a Sonia. Ovviamente se non glielo hai già dato tu. Sarà contentissima. Ho provato a dargliene, ma l'ha rifiutato. Benissimo, allora vado a provarci io, ma prima vorrei lavarmi. Va bene, nel frattempo io lavo i piatti. Grazie, se hai altro da fare posso lavarli io dopo. No, no, me ne occupo io. Non ti preoccupare, vai a fare la doccia. Ne approfitto per recuperare la valigia rimasta nel bagagliaio.
ho tirato fuori la valigia dal bagagliaio. Come ho fatto a dimenticarla tutta la settimana? E chissà. Beh, visto che ho anche dimenticato l'esistenza del venerdì, la doccia mi ha fatto bene. Sono rimasta a lungo sotto l'acqua. Era la prima doccia che facevo senza essere di fretta da una settimana. Restare 10 minuti sotto l'acqua calda, godermi questo momento di pace, da sola. Ed è stato un piacere scoprire che anche se lui lavava i piatti, la temperatura dell'acqua non cambiava. Poi mi sono decisa ad uscire dalla doccia per asciugarmi i vestiti. La tenuta, convalida. Molto carina questa tenuta, mi piace tanto. Bene, non mi resta che uscire per andare a vedere gli animali. Comunque adoro questa tenuta, è carinissima, soprattutto il secchio coi fiori mi piace. Ho preso un pezzetto di cavolfiore in frigo. Nel caso incrociassi Sonia, non vorrei essere a mani vuote. E allora andiamo. Non appena sono uscita, la coniglietta rosa mi è corsa incontro. Ciao piccola, è da un po' che non ci vediamo. Rosa mi fa venire in mente che devo assolutamente mandare un messaggio alla sua omonima umana. La coniglietta rosa ha scosso la testa, muovendo il suo adorabile nasino. Dimmi, hai per caso visto la tua amica anatra? Non credo che Rosa abbia capito, ma si è girata prendendo la direzione del pollaio. Non sapendo che altro fare, l'ho seguita, non si sa mai. Dopo appena qualche passo, ho visto Sonia corrermi incontro starnazzando allegramente. La coniglietta rosa ha continuato in direzione dei campi. Beh, forse non aveva capito. Ah, eccoti qua. Mi hanno detto che ti sono mancata, è vero? Bene, ma potevano disegnare pure l'anatra. Vedendo come si avvicina subito alla mia tasca, direi di sì. Ho tirato fuori il pezzetto di cavolfiore e gliel'ho teso un po' titubante. Sonia l'ha subito ingoiata, prendendolo col becco dalla mia mano ben tesa. Poi ha girato due volte su se stessa, con dei qua qua sonori che hanno riecheggiato per tutto l'orto. Le galline hanno girato la testa verso di noi, continuando poi a beccare per terra. Incuriosita, Sonia se n'è andata dalle sue amichette e si è messa anche lei a cercare per terra. Credo proprio che abbiamo fatto pace. E adesso andiamo verso gli alpaca. Lisandro è nel frutteto, intento a raccogliere altre mele. Acci picchia, quante ce ne sono. Pensavo che avesse già finito. Sono andata da Spaghettina e Cicciottella, che vedendomi si sono messe a muovere la coda. Non sono cani, forse vuol dire che non sono contente. Però ho preferito considerarlo come un segno di gioia. Poi Emily si è unita a noi. Le ho accarezzate a lungo e ho dato loro qualche pezzetto di mela in più. Quando il sole ha cominciato a tramontare, sono rincasata per raggiungere Lisandro. Allora, hai passato una bella giornata? Ti ha fatto bene a rivedere gli animali? Benissimo! Mi sono mancati, me ne rendo conto solo adesso. Già, reagiscono tutti in questo modo. Anch'io del resto, ogni volta che li ritrovo mi sento di nuovo pieno di gioia. E cosa hai voglia di fare domani? Potresti farmi scoprire altri posti suggestivi, come la cappella dell'ultima volta. Mi sono avvicinata e ho posato dolcemente la mano sul suo braccio. Potremmo anche non fare niente e passare tutta la giornata a letto. La sera molto volentieri, ma tutta la giornata mi sembra difficile. È il giorno delle visite, non so se verrà molta gente. Ma se ti va, potresti darmi una mano con la gente, così finiremo prima. Ma certo, con piacere. Mi è davvero piaciuta la settimana scorsa. Il sabato è stata davvero una bellissima giornata. Non c'era molta gente, ma erano tutti molto simpatici. E in particolare i bambini, pieni di meraviglia, soprattutto alla vista degli alpaca. Tutti hanno dato a turno un pezzetto di cavolfiore a Sonia, che ha accettato con grazia. Quando se ne sono andati, io e Lisandro ci siamo ritrovati da soli. La mia proposta non era caduta nel vuoto. Quando l'ultima persona è uscita, siamo andati subito a letto. Quando ci siamo lasciati ricadere sul letto uno accanto all'altra con respiro affannoso, faceva già buio. C'era solo una cosa che mi tormentava, dovevo ripartire il giorno dopo. Dovevo decidere in fretta e il campus non restava aperto tutta la notte. Lisandro mi ha suggerito di andare via la domenica prima delle 4 del pomeriggio. Così mi sarei abituata, ero d'accordo con lui, anche se la cosa non mi gradiva. Ma partire lunedì alle 4 del mattino era il modo migliore per cominciare male la settimana.
Eravamo d'accordo, anche se non ero ancora convinta fino in fondo. Ci siamo coricati abbastanza presto, ma molto più tardi dei giorni precedenti. Siamo andati a letto verso mezzanotte ed era circa l'una quando mi sono addormentata. La domenica è passata in un lampo, più velocemente di quanto mi aspettassi. Ho avuto appena il tempo di stare un po' a letto con Lisandro, salutare gli animali, pranzare, dargli una mano. E si erano già fatte le tre, il momento di decidere se partire subito o alle quattro di notte. «Dovresti andare via adesso, domani mattina sarà troppo difficile». Ho sospirato profondamente, so che è vero. Ma passare la notte nello studentato, invece che tra le sue braccia, oh no... E non so neanche se la mia compagna di stanza è simpatica o meno. So solo che non ha toccato la mia valigia. Ma viaggiare di notte, andare a dormire alle 9 di sera. No, sì, hai ragione. Come sempre, so che hai ragione. L'ho preso tra le braccia, l'ho baciato sulla bocca. Vorrei non dover partire, vorrei restare tra le sue braccia. Potrei mollare tutto. L'università, i corsi, la tesi, lasciare perdere. Ho scosso la testa. Riprenditi, Kira-chan. Non hai studiato tutti questi anni per niente. Ci chiamiamo tutte le sere, vero? Lisandro, non te ne scorderai? Sì, sì, ci proverò. Ma ci vediamo tra quattro giorni. Passerai in un lampo, vedrai. Va bene, se lo dici tu. Ma posso avere un bacio d'addio? Smettila, ti prego. Non è un bacio d'addio. Si è chinato su di me. Le sue labbra hanno cercato le mie. Può pensare come gli pare, ma questo bacio ha davvero un sapore d'addio. Sì, ti lascio, me ne vado adesso, altrimenti mi metto a piangere. Sono salita in camera a prendere la valigia e me ne sono andata il più in fretta possibile. Un ultimo bacio, aprire la portiera, chiudere la portiera e via. Quattro ore dopo ho parcheggiato davanti all'università. Ancora una volta ha avuto ragione Lisandro, non sono troppo stanca. Adesso devo rintracciare la mia camera e fare la conoscenza della mia coinquilina. Finalmente, tra l'altro. E allora andiamo in camera subito. Oh, ed eccola Yilin. Entrando in camera mi sono trovata di fronte a una ragazza all'incirca della mia età. Non le dispiacerebbe bussare? Non la posso aiutare? Ai ai, cominciamo bene. Sento già la mancanza di spaghettina e cicciottella. Io, scusami, non ci ho pensato, mi dispiace. Ha scosso le spalle alzando gli occhi al cielo. Ok, ad ogni modo in questo momento non mi disturba, ma desiderava qualcosa? Il fatto è che anche la mia camera, la condividiamo. Mi chiamo Kira-chan, frequento storia dell'arte. Anch'io? Ma non sei tu che ti sei addormentata durante la lezione l'altro giorno? Già, è possibile che mi sia assopita un attimo. Mi chiamo Yilin e apprezzo chi si impegna e lavora sodo. Ho represso un sospiro. Resta calma, Kira-chan, è solo per 5 giorni. Quindi non è il caso di chiedermi di prestarti degli appunti se non li hai presi. Stai tranquilla, non avevo nessuna intenzione di chiedertelo. Beh, in realtà sotto sotto sì. Bene, perfetto. Allora sono sicura che andremo d'accordo. Non ne dubito, ho quasi voglia di chiederle se vuole essere la mia damigella d'onore. Devo scappare, ho appuntamento con degli amici in centro. Non mi aspetto certo che mi inviti. Ti sarei grata se tu non toccassi le mie cose in mia assenza. E se n'è andata! Ho tirato un profondo sospiro. Sarei potuta capitare peggio, forse... Ho passato la serata a mettere vestiti nell'armadio e a leggere sdraiata sul letto. Non avevo avuto il tempo di leggere la settimana prima e mi ha fatto bene. Ho anche, finalmente, mandato un messaggio a Rosa per aggiornarla. Abbiamo chiacchierato fino a tardi, dal momento che non potevamo vederci, passava la serata con Leite. Ho mandato un messaggio anche a Lisandro, ma non mi ha risposto. Mi sono addormentata col libro aperto, non ho sentito entrare Yilin. Ed era già uscita quando mi sono svegliata. E ok, allora io mi fermo qui anche con questo episodio. Voglio proprio vedere come si metteranno le cose adesso. Cioè, secondo me la dolcetta si stancherà di fare questa vita, cioè di fare avanti e indietro. Potrebbe mollare l'università? Secondo me sì, staremo a vedere, ma io ho un certo presentimento.
Non vedo l'ora di proseguire la storia per scoprirne di più. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, se così vi ricordo il pollice in su. Vi auguro una buona giornata e se vi va noi ci vediamo nel prossimo gioco. Ciao!